Salve, mi chiamo Vaccarello Alessandro e sono un ex dipendente della Lamborghini Cavour. Sono qui per festeggiare insieme a tanti altri un grande avvenimento, la nascita di un grande imprenditore, Ferruccio Lamborghini, che ho avuto l'opportunità di conoscere. Una persona fantastica, una persona eccezionale che mi ha insegnato tanto. Come potete vedere, qui alle mie spalle abbiamo un pezzo storico di uno dei suoi grandi progetti, bruciatori, che in Lamborghini Cavour si facevano e dove è nato gran parte del suo impero. Cosa posso dire di Ferruccio Lamborghini? È stata un'emozione nel conoscerlo, è stata un'emozione nel poterci parlare, nel poter apprendere tantissime cose che nel tempo mi hanno fatto diventare qualcuno. Quindi un grande ringraziamento e una grande devozione. Io sono un Lamborghini da sempre e mi ritengo parte della famiglia e sarà sempre un ricordo molto importante che mai penso mi abbandonerà. Cosa raccontare di Ferruccio Lamborghini? Un aneddoto importante che mi ha segnato appunto nel mio percorso è quello di averlo conosciuto all'inizio della mia operatività, cioè quando sono entrato in Lamborghini Cavour. Un giorno la direzione mi disse: "Sai, Vaccarella, bisogna che vai a casa del cavaliere nella tenuta sul lago Trisimeno perché dobbiamo accendere un impianto di depurazione." Noi già a quel tempo facevamo trattamento dell'acqua, perché anche lì Ferruccio Lamborghini si portò avanti, come in tutte le cose, in tutto quello che faceva, anche nel mondo del trattamento dell'acqua. Partì con la macchina da giovane inesperto e con la paura e un nodo in gola perché dovevo affrontare un grande che non avevo mai visto e mai conosciuto. Partì con la macchina, arrivai nella sua tenuta. E insomma, già lì trovai una difficoltà, quella di non trovare il posto e di non trovare lui direttamente. Quindi trovai una persona, un contadino, scesi dalla macchina e gli disse: "Senti, io avrei bisogno di sapere se lei conosce il cavalier Ferruccio perché non riesco a trovarlo." E allora si tolse il cappello, scese dal trattore, stava lavorando, disse: "Adesso andiamo a mangiare, poi dopo il cavalier Ferruccio Lamborghini verrà con te dove dobbiamo andare. Tu sei della Cavour, vero? Come ti chiami? Ma sei giovane." E da lì io il panico mi prese, perché poi alla fine l'emozione già di vedere una persona del suo calibro rapportarsi in quella maniera con me mi lasciò un pochino di sasso. Salì in macchina, io presi il volante già a mani sudate perché non sapevi neanche come parlare, cosa dire, c'avevi davanti un qualche cosa che forse non avresti mai potuto più avere, quindi non sapevo cosa fare. A questo punto cominciò a farmi delle domande, dire: "Ma come va in Lamborghini? Come siete messi? Cosa fate? Cosa hai imparato?" Poi arrivavamo al ristorante, lì dove si mangiava, a casa sua, e incominciò a domandarmi appunto: "Allora bisogna imparare, perché voi giovani dovete fare la strada, perché avete un futuro, perché la Lamborghini è importante, vedrete che vi darà tanto." Insomma, alla fine passai una giornata con lui. Siamo andati sul posto, abbiamo messo a posto l'impianto. Insomma, mi regalò una bottiglia di vino che non ho ancora stappato, ma non stapperò mai, e il sangue di Miura, che me lo fece anche sentire. Io, a 19 anni, era buonissimo e tuttora secondo me sarà buono. Anzi, è una cosa che penso solo pochi possono aver sentito, perché sono cose che ti rimangono dentro. Anche in un bicchiere di vino. Beh, alla fine mi trovai soddisfatto, cioè io ho incontrato Ferruccio Lamborghini, un grande, una persona che
che veramente in quel momento, guardandolo nella faccia, guardandolo i segni del suo viso e tutto quello che mi ha raccontato e mi ha fatto vedere di quello che aveva fatto, e io che ne ero parte, insomma, mi sono emozionato e continuo tutt'oggi, anche se non sono più all'interno dello stabilimento perché tante cose sono cambiate, ma comunque porto avanti l'immagine di questa azienda e insomma mi ha lasciato qualcosa dentro che penso che a pochi sia stato il beneficio di avere. Io lo ringrazierò sempre perché mi ha lasciato tanto, da questo i miei figli hanno preso tante cose. Lamborghini in casa mia è uno status quo, io ho anche un piccolo museo mio personale dove tutti i miei ricordi, anche se ho solo 52 anni, sono lì, che non verranno mai cancellati e nessuno mai potrà togliermi. Io ho conosciuto Ferruccio Lamborghini. Grazie ancora e spero che di queste persone ne possano nascere ancora, perché queste persone hanno fatto per l'Italia e per molti ragazzi come noi la differenza. Grazie.